La Prima Guerra Mondiale ha avuto il merito, o meglio demerito, di essere stata la capostipite di innovazioni tecnologiche, spesso terrificanti, come ad esempio lo sviluppo e l'uso di aerei, carri armati, elmetti, uniformi moderne, gas, mine e molto altro ancora. Ha anche visto la nascita del mimetismo, in particolare quello spontaneo, fatto dagli stessi soldati in trincea. Vogliamo porre l'attenzione in particolare a quanto realizzato dai soldati tedeschi sui propri elmetti. L'elmetto M16 tedesco, in realtà, non aveva problemi alla nascita di mimetismo, come quello francese, che era realizzato di colore azzurro chiaro, quindi poco adatto alla guerra moderna che si stava prefigurando, visto che usciva di fabbrica già con un bel colore verde oliva. Le condizioni di guerra, soprattutto sul fronte occidentale, in Francia, hanno però portato alla nascita di un'arte pittorica, tipica ed esclusiva dei soldati in trincea, che, vista la devastazione in cui si trovavano, molto spesso di verde, restava ben poco. I paesaggi in cui si trovavano a combattere erano infatti sconquassati dalle bombe e disseminati di brandelli di carne e sangue. Questo portò alla necessità di ridipingere gli elmetti con schemi a chiazze di rosso, giallo, verde e marrone. A volte con anche altre varianti di colore, e comunque secondo la direttiva del luglio 1918, quando con un ordine firmato da Erich Ludendorff si definirono gli standard ufficiali per la mimetizzazione degli elmetti, l'ordine stabiliva che gli elmetti dovevano essere dipinti in più colori differenti, separati da una linea nera larga quanto un dito, e i colori dovevano essere consoni alla stagione, usando ad esempio verde, marrone e ocra in estate. La cosa sicuramente interessante però da far notare è che nell'arte pittorica dell'elmetto si possono inevitabilmente ritrovare tracce delle correnti pittoriche dell'epoca, che hanno fatto la storia della cultura pittorica europea, come il cubismo, dadaismo, il futurismo. Accostando alcune delle opere di grandi pittori ed artisti, come Piet Mondrian, Picasso ed altri, ci si rende conto di come, forse inconsciamente, gli stessi fossero influenzati dai grandi artisti dell'epoca e realizzarono anch'essi delle vere e proprie opere d'arte su acciaio. I poveri soldati in trincea hanno comunque dato vita ad opere artistiche di pregio, con grafiche assolutamente in linea con il periodo storico ed a volte anche bizzarre. Solo dagli anni 20 la tecnologia permise di realizzare elmetti mimetici direttamente in fabbrica.